Mela, guarda che so fare. Dai, fammi vedere che cavolo sai fare. Guarda, stai guardando. Sì, sto guardando benissimo. Guarda che so fare, guarda, stai guardando. Visto, hai visto? Sì, minchia, guarda, Roberto Carlos. Ciao, Mela. Porco demonio. Ciao, che ci fai qua? No, niente. Ma chi è quella? È quello che vorrei sapere anche io. Mela, da quando c'è una figlia? Minchia, auguri. Quando ti sei sposato? Ma che figlia? Ma chi la conosce? Che volevo dire, è una brava ragazza, molto brava, intelligente, molto brava e bella. Grazie mille, grazie. Vado a giocare. Sì, vai a giocare, però non morire. Oddio. Perché c'è una figlia? Non è vero, non è la mia figlia, me la sono ritrovata stanotte fuori la porta, non so da dove cacchio è arrivata. Perché stai avendo una birra? Per dimenticare che c'ho quella, ma che cavolo di domande sono? Ah, non dovresti capire chi sarebbe la sua famiglia. È quello che voglio cercare di capire io adesso, in questo momento. Perfetto, io vado, che mi aspetto un bellissimo party con tanta Coca-Cola. Arrivederci. Casomai me ne porti un poco pure a me, va. Dai, questo è un tiro perfetto. Mamma mia, sono fortissima, faccio paura, sono incredibile. Hai visto come sono forte, hai visto come sono forte a calcetto? Sì, bravissima, sei visto, guarda, minchia, Cristiano Ronaldo. Hai visto, sono fortissimo, guarda cosa so fare. Sì, ma adesso credo che sia il momento di tornare, se è fatto tardi. Perché, che ore sono? Le 4:30. E quindi? Siamo scesi a mezzogiorno. Oh, chi è? Oh, salve. Salve, lei chi è? Le devo dire un paio di cosette. Vai, dimmi che mi devi dire. Hai la mia bambina. La tua bambina. Sì, la mia bambina è quella. Bimba, c'è tuo padre. Mio padre? Come mio padre? Oddio, come mio padre? Ma non è lui. Ah, non è lui. Che stai dicendo? Come? Sono tuo padre? Oh, che stai a dire? No, io non ti conosco. Tu chi cacchio sei? No, non te la posso dare. La bambina dice che non ti conosce. Non la posso dare a un estraneo. Sì, ma non puoi neanche tenerla, visto che non è tua. È il tempo che trovo chi sono i genitori. Ma sono io, sono tuo padre, non mi riconosci? È passato un po' di tempo, forse non mi riconosce. Sei sicuro che non è lui? No, mio padre non è manco arancione. No, non posso dartela, ok? Non posso dartela. Come non puoi darmela? Oh, è mia figlia. Ha detto la bambina che non ti conosce, non te la posso dare. Tu non puoi tenertela, non puoi mantenerla. Poi ridammela, è mia. Ha detto che non ti conosce. Oh, ridammelo. Allora non me la vuoi dare? Così stanno le cose, allora. Non me la vuoi dare, la mia bambina? Oh, la mia mazza, stai zitto te. Oh, posa quella cosa. Piccola, vai indietro. Oddio. Poi ridammi subito mia figlia. Oh, stai indietro, non ti avvicinare. Ridammela. Sì, ah, ti ho fottuto. Vaffanculo, oddio. Passa il pallone, cosa? Passa il pallone. Vogliamo giocare? Sì, giochiamo, ma passami quel pallone. Grazie, ok, giochiamo. Sì, adesso giochiamo. Prendi questa, tieni, oddio. Bimba, andiamo. Come andiamo? Già torniamo a casa, non abbiamo neanche iniziato. Andiamo, la partita è sospesa, mal tempo, andiamo a casa. Porca di quella miseria. Tutto bene, ti ho detto stai zitto. Porca miseria. Sei sicuro che quello non era tuo padre? Perché se era tuo padre sono nella merda, visto che gli ho tirato una pallonata. No, non lo so chi è. Non puoi ricordarti, a meno se quella persona la conosci. Beh, forse un poco mi ricordo. Dai, piccola, dimmi chi è. Pure quando stavo con mio padre, quel tizio provava sempre a dire che io dovevo essere sua. In che senso? Cioè, mi voleva togliere da mano mia famiglia. Ah, capisco. E tu ti ricordi chi è la tua famiglia? Non molto, però almeno mi ricordo che non è fatta da un tizio arancione con la barba. Ok, brava. Quindi quel tizio lo conosci? Più o meno. Quel tizio ha sempre detto che mi avrebbe fatto del male. In che senso ti avrebbe sempre detto di averti fatto del male? Non lo so, ma aspettava tutti i giorni fuori dalla scuola assieme a mio padre. E quindi diceva vicino a mio padre che praticamente voleva sempre venire con me. Cioè, nel senso che io dovevo andare con lui. E perché? Perché voleva farmi vedere una cosa. Solo che mio padre non mi ha mai fatto andare con lui. E quindi questo tizio praticamente sta provando a prenderti.
Esatto, poi all'improvviso è successo che una notte, non lo so, è successo qualcosa di strano. Sì, qualcosa di strano, che tu mi sei arrivata fuori la porta dentro una scatola. Esatto. Ok, quindi quel tizio ti vuole fare del male. Esatto, io c'ho paura di quel tizio. Chiudi la porta, chiudi. No, calma, calma, non ti preoccupare. Stai con me, ti proteggo io, ok? Quel tizio non ti potrà fare niente. Nel frattempo, perché non facciamo un gioco? Che gioco facciamo? Un gioco che mi ha insegnato Peppe. Quale? È molto bello, mo te lo faccio vedere. Come si gioca? In pratica tu devi togliere un pezzo di questa torre senza farla cadere. Ah, non la devo far cadere. Ok, ho capito, ho capito. Dai, vediamo quanto sei brava. Visto, ce l'ho fatta! Ok, me l'hai pure tirato in faccia, va bene. Possiamo fare un sacco di altri giochi se questo non ti piace. Tipo, nascondino, vuoi giocare a nascondino? Sì, nascondino, nascondino, nascondino. Ok, prima di tutto ti devo dare una bella sistemata. In che senso? Puzzi come nava, volevo dire, puzzi un poco. Non è vero, io sono pulitissima. Facciamo una cosa, vai a fare la doccia. Ti sai fare la doccia da sola? No. Porca di quella puttana. Ma dimmi te se mi tocca fare la doccia questa. Cos'è quello? Bagno schiuma? Ma è qualcosa che si beve? Sì, come? Lo usano molto spesso. In America si beve. Ah, posso assaggiare? No, non te lo consiglio. È una cosa un po' dolce. Si mette sopra lo stomaco. Ma odora di fragola. Sì, odora di fragola. A proposito di fragola, che cazzo è sta roba? Cosa? Vabbè, sai almeno pulire, cioè, usare un asciugamano. Cos'è l'asciugamano? Vabbè, lascia stare. Stai zitta, ci penso io. Ok, dovrei avere dei vestiti di ricambio qua dentro. Vabbè, in teoria alcuni sono femminili. Tanto Peppe quando si compra i vestiti manco controlla se sono maschili o femminili. Vai, qua dentro dovrebbero esserci i vestiti adatti. Oh, hai preso i vestiti che io qua sento freddo. Un attimo, calma, regina d'Inghilterra, calma, li sto prendendo i vestiti. Perfetto, ora molto più pulita e sistemata. Ma sono uguale a prima praticamente. No, le scarpe sono diverse, queste sono più chiare, hai visto? Ah. E poi che è cambiato? È cambiato che prima tenevi una scarpa sì e un'altra no, adesso ce le hai tutte e due. Ah, vero. Perfetto, adesso ti porto. Cosa vuoi fare? Non lo so, andiamo in giardino, ce l'hai il giardino. Sì, come c'è il giardino? Ah, prima mi sono affacciato nella finestra. Cos'era quella struttura nel giardino? Quale struttura? C'è una specie di casetta. No, quella è la Peppe Factory, là dentro non ci entrare. Stanno le caramelle là dentro. No, là dentro ci sta l'Uzbekistan, non entrare. Guarda mela! Guarda che cosa! Quella nuvola sembra un cane. Sì, sembra proprio un cane, uguale. Ma è vero! Sì, quella nuvola sembra un fiore. Oh, veramente, un fiore! Ma che cacchio, vabbè. Voglio sapere questa come fa sta sdraiata sul prato che io mi sto ammazzando la schiena. Guarda mela! Cosa? Quella nuvola sembra un fungo. Esatto, solo che dalla mia prospettiva non è un fungo, sembra un'altra cosa. Cosa sembra? Quello che piglierai quando sarai più grande. Forza, andiamo dentro che ho preparato il tuo piatto preferito. Perché io c'ho un piatto preferito. Perché tu c'hai un piatto preferito. Perché io c'ho un piatto preferito. Che ne so, tu c'hai un piatto preferito. No, ok, allora andiamo a mangiare. Dai, andiamo. Ma non posso rimanere qua fuori ancora a guardare le nuvole. Non penso, meglio che entri, il tizio di oggi non mi è piaciuto. Hai ragione. Ma almeno sta bambina capisce, oh, è un miracolo che ce n'è uno almeno che capisce, intelligente. Infatti, io sono intelligentissima. Esatto, stupenda, genio, Einstein. Anzi, come se Einsteinessa. Voglio dire, niente, andiamo a mangiare. Ok, sto venendo. Va bene, posso dire una cosa? Sinceramente, dopo un po' come ne sono anche affezionata a sta qua. Meglio se te lo devo scoprire in fretta chi sono i genitori. Quel tizio di oggi non mi è piaciuto proprio. Veramente non mi è piaciuto. Meglio dare un occhio in più a sta bambina. Madò, gli ho dovuto preparare l'insalata perché ho paura che questa gli viene da cacare. Questa se gli viene da cacare, io col cacchio che gli pulisco il culo a questa. Mela, mela, ma tu non dormi? Eh sì, io dormo. E perché stai lì a guardarmi? No, sto venendo a dormire, vai, io vado. No, dormi con me. No, un'altra nottata non la faccio. Dai, per favore. Solo per stanotte. Esatto, solo per stanotte. Stai dicendo una stronzata, mi romperà il cazzo per almeno una settimana. Esatto. Ah, così mi piacciono i bambini. Sinceramente mi sta facendo un po' male la schiena.